già detto che, siccome non mi piacciono one shot, colpo unico e poi chi si è visto si è visto, richiederò altrettanta cortesia e collaborazione entro i primi del mese di agosto, per vedere nel frattempo fra le proposte arrivate su cosa siamo riusciti già a intervenire in concreto, perché mi piacerebbe dare al nostro paese una manovra economica in tempi molto più celeri rispetto al passato, ottobre, novembre, dicembre, no. Piuttosto si lavora a luglio e si lavora tutto agosto, a me piacerebbe che alla riapertura dei rami del Parlamento fosse già in discussione la manovra economica per i prossimi anni, per dare certezza, per dare stabilità. Guardi, che un leader di una forza politica voglia incontrare le parti sociali la ritengo una cosa buona e giusta. Anzi, anche il ministro vicepresidente Di Maio potrebbe fare altrettanto col Movimento 5 Stelle. Se però oggi qualcuno pensa che non solo si raccolgono istanze da parte delle parti sociali, si raccolgono quindi le loro proposte, ma anticipa temi, dettagli di quella che ritiene dovrebbe essere la manovra economica, ecco, questo non è corretto affatto, si entra su un terreno di scorrettezza istituzionale, anche perché, evidentemente l'ho già detto, la manovra economica viene fatta qui con il Ministro dell'Economia e tutti gli altri ministri interessati, non si fa altrove, non si fa oggi e i tempi, tengo a precisarlo, li decide il Presidente del Consiglio, sentiti gli altri ministri, in primis il Ministro dell'Economia. I tempi non li decidono altri, se si lavora d'estate, d'inverno o in autunno. C'è stato detto anche con chiarezza che è ancora in fase di studio. Posso dire quello che con altrettanta chiarezza noi abbiamo sostenuto, che per noi la riforma del fisco deve premiare lavoro dipendente e pensionati, perché primo, equità fiscale, un po' di giustizia sociale. Secondo, noi per far ripartire i consumi dobbiamo rendere più pesanti buste paghe e pensioni. Da lì evidentemente non si può uscire se non attraverso un provvedimento che premi proprio il lavoro dipendente e le pensioni. Abbiamo ribadito che la possono chiamare come vogliono, ma le tasse vanno ridotte ai lavoratori e ai pensionati. E lo hanno ribadito anche gli imprenditori, quindi quantomeno questo è un dato positivo. Di Maio di Accuvia. Sulla proposta di flat tax noi abbiamo dato la nostra approvazione, se è una flat tax che parte dal basso, così come è stato delineato. Abbiamo anzi definito un range che va fino a 55.000 euro di reddito e per i primi invece due scaglioni, quelli fino a 25.000 euro, abbiamo proposto invece che la flat tax il taglio del cuneo fiscale da parte del lavoratore, che permetterebbe pure questo di produrre del risparmio, va in tasca al lavoratore e diventa consumo. Questi sono stati, poi c'è stato, insomma, è stato trattato l'innovazione, è stato trattato lo sblocca cantieri, sono stati trattati tutti quegli argomenti che possono rendere il paese più competitivo e la crescita più tangibile rispetto ai dati positivi che si incominciano a vedere in queste ultime settimane. Accordo quadro sulla promozione della cooperativa piccole e medie imprese italiane a Tianjin. Firmano per Centro Studi Cina Contemporaneo il direttore esecutivo Fabiano Crucianelli.